Buongiorno, belli brutti, buongiorno, che bella vista qui, eh? Negli ultimi giorni sono stati inviati dei video di quello che hanno parlato lì al WEF. Siccome mi trovo, diciamo, in una zona vicinissima a quel WEF là, volevo svelto condividere con voi di quello che hanno parlato lì, specialmente un video che magari vi faccio vedere dopo. Se si può, non so se poi viene bloccato il canale perché sapete come funziona già con questi social. Insomma, comunque ve lo spiego svelto in due o tre parole, così forse è meglio. Allora, ognuno di noi ha queste cuffie e ognuno di noi sa cos'è ChatGPT, che ora sembra che chiedono $40 al mese come abbonamento, cioè la loro strategia è quella di fare l'incasso ora, piano piano. Comunque, fa niente, di quella intelligenza artificiale, insomma, si parla che possono, grazie a questa intelligenza artificiale, tramite cuffie, ok, misurare i dati del vostro cervello, cioè possono vedere quello che pensate, quello che fate, quello che sognate, quello che, insomma. Ora, queste cuffie forse dicono che vengono utilizzati nel posto di lavoro. Cioè, non so, in un call center o non so dove, e il capo lì può misurare, può vedere se tu sei on focus, cioè se sei veramente pensando al lavoro con il tuo cervello, o se stai un po' sognando in giro, per esempio, vedendo qui queste montagne. Questo significa che loro poi ti possono put you on track again, cioè loro ti possono ancora fare il reset in pratica del tuo cervello, buttarti e metterti sulla strada del lavoro, diciamo che il tuo cervello si concentra più sul lavoro che su quello che tu magari sogneresti di fare. E se magari il tuo cervello anche è solo focalizzato sul lavoro, magari riesce anche a premere un bel premio, cioè si sta parlando proprio di queste cose qui nel WEF. E voi sapete che quello che viene parlato lì in quella bellissima organizzazione, molto, diciamo, umana, viene messa anche in atto. Perciò non so io se posso pubblicare il video del WEF, forse no. Ma comunque questo è il riassunto di quello che hanno parlato lì in quella bellissima organizzazione umana. Bene, ora andiamo un po' in giro e vi faccio un po' vedere il presente e non il futuro. Beh, quasi tutto elettrico qui, eh? Mobilità elettrica. Però devo dire una cosa che è bella qui a Zermatt, che il cimitero è quasi più grande che tutto il resto. Bello qui, veramente. Guarda qua. Dietro c'è un albergo che si chiama Julen scritto, è uno dei più famosi perché c'è un chef lì molto stellato, molto famoso. Il bello è anche pieno di russi. Pieno zeppo di russi qua. Ok.
Non so cosa dire, meglio che non dico niente. Però il posto, guarda qua, fantastico. Sti cosi hanno veramente forza, una potenza. Sono i mezzi gli unici che possono girare qui, circolare qui, in questo posto. Thank you.
Andiamo a fare un po' di shopping. Non so cosa prendere, c'è una scelta qui di vini, Valpolicella, Barolo, Amarone. Proviamo. Beh, questo è solo il pranzo di oggi, 77 franchi. Ohia, il borsone, mamma mia come pesa. Questo è il Bronx di Zermatt. Bene, abbiamo deciso appunto di comprare qui un po' di roba e poi mangiare a casa, nell'albergo, così stasera andiamo a cena fuori. Comunque ieri siamo stati a cena, abbiamo preso appunto la carbonara piccata, bruschetta, un bicchiere di vino rosso, un tè alla menta e un'acqua liscia. E il tiramisù e un gelatino per la mia moglie e veniva sui 120 franchi. Si può dire che per essere qui a Zermatt prezzo ragionevole. Bene, andiamo allora. Ecco i prezzi di Zermatt. Allora, 2.700.000, scusa. Scendiamo un po', va. 1.700.000, questo su richiesta sarà una bomba. Bene, tornati in albergo, grazie mille, ci vediamo prossima volta nel prossimo video. Ciao!